la sfida era quella di riuscire a creare una maschera che lo ricordasse, che lo evocasse e che però poi allo stesso tempo lo stupisse. Io tra l'altro ho passato la maggior parte delle domeniche della mia vita su queste seggioline blu, letteralmente, però non l'avevo mai conosciuto Totti e l'ho conosciuto grazie a questa serie, quindi ringrazio veramente tutti i miei compagni d'avventura. E sì, sono cresciuto col posto di Totti in camera, questo diciamo che io ero piccolo e guardavo Totti che era un uomo e riuscire poi a interpretarlo è stato un vero e proprio scherzo del destino, però c'è stato anche un altro scherzo del destino durante le riprese, e nel senso che ho ritrovato un diario che non trovo più da 15 anni e lo ritrovavo mentre giravo e ce l'ho qui. E il capitolo più lungo di questo diario, parlo di Totti. Ho trovato un gruppo di lavoro incredibile che ho sentito che da parte loro c'era molto coraggio, molta ambizione. Ero all'inizio preoccupata perché anche io mi sono chiesta come si può raccontare una storia del genere così incredibile, così forte, cosa si racconta. Però nel momento in cui ho letto le sceneggiature che ho divorato, ho capito che volevo farla a tutti i costi perché ho sentito che c'era del materiale incredibile per un'attrice, per me e anche per tutto il resto del cast. E insieme a lui abbiamo, ovviamente con Luca, cercato di raccontare questo rapporto che è così solido, no? Nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà di una relazione lunga e sotto un certo punto di vista anche pubblica, no? Come quella di Totti e di Ilari. Innanzitutto ho cercato di trovare un filo conduttore e l'ho identificato nel disagio. Disagio non soltanto da parte di Spalletti, il disagio in quel momento di una società, di una squadra, di un gruppo, il disagio di Totti, perché poi noi raccontiamo il punto di vista da parte di Totti, di come tutto questo si è sviluppato, e quindi il disagio di dover gestire una serie di situazioni. Ho voluto lavorare sui non detti, perché quello che si dice sì è molto importante, i fatti li conosciamo, però io credo che il grande aspetto sia legato al rapporto interpersonale, a quelle cose che vengono fuori anche dagli sguardi. E diciamo che è Roma e la madre, quindi unisci madre e Roma e viene fuori la figura di Fiorella. La scelta della produzione, del regista, è stata proprio l'omaggio più grande che si può dare a un'attrice che viene dal teatro. Siamo capaci di capire, di leggere le bellissime sceneggiature e di seguire con attenzione le indicazioni della regia. Io ho provato nel mese precedente con dei miei colleghi attori romani, che sono in un teatro a Torpignattara, che si chiama La Fortezza, per quanto riguarda il abituarmi al linguaggio, e ne facevo partecipe Luca. Quindi sono contenta di questo e l'unica cosa che posso dire è che è un viaggio in una famiglia normale, romana, che ama il proprio figlio, che gli sta accanto e che soffre mortalmente nel vedere che questa fine inevitabile lo sta devastando. Sono devastati anche loro. Faccio anch'io parte di questa famiglia, che è una parte importantissima di questa storia. Io sono convinto che la famiglia di Francesco sarebbe stata questa anche se Francesco avesse fatto l'impiegato del catasto, insomma, se avesse avuto una vita più normale, e che lui sia riuscito a reggere a una vita invece così poco normale, che il frutto di questo affetto, di questa normalità che gli è stata sempre proposta dalla famiglia.